Santissima Trinità, perché ecco San Gennaro, creduto fortemente nel Figlio di Dio, nel Padre, ha dato testimonianza di questa sua fede. E se ancora oggi noi ci ricordiamo di San Gennaro, perché egli ha vissuto con coerenza e con impegno questa sua fede di Cristo. Padre nostro, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e secoli. Amen. Come vedete, il sangue è sciolto. Quello non era il sangue. San Gennaro, voi sapete che è un martire dei primi secoli cristiani, è un martire del terzo secolo, quindi siamo intorno al 400 d.C. Era vescovo di Benevento e venne qui nelle nostre zone a Napoli per visitare alcuni suoi compagni che erano stati messi in carcere perché essi vivevano la propria fede e quindi testimoniavano l'amore per Cristo e per i fratelli. Questi cristiani erano stati destinati al martirio. E Gennaro viene unito al martirio di queste persone. Il martirio avviene nella zona di Pozzuoli, nell'agro marciano. Noi non sappiamo chi abbia raccolto questo sangue, però anticamente il sangue dei martiri veniva raccolto proprio per quella devozione, per quella stima, per quella vicinanza che si aveva nei confronti di chi, anche vescovo, aveva dato questa testimonianza. Noi siamo sicuri della prima notizia storica della liquefazione del sangue di San Gennaro, che parte dal 1389, quindi sono oltre 700 anni che noi conosciamo storicamente la liquefazione, cioè storicamente nel senso che è stata descritta, è stata appuntata, è stata portata sui libri, storicamente. Però già prima si parlava di questa liquefazione. In seguito questo sangue, unitamente alle ossa, hanno avuto una trasmigrazione da una parte all'altra, poiché è ritenuto quasi un tesoro. Allora, durante le invasioni di eserciti nemici, i napoletani questo sangue lo portavano in un luogo sicuro. L'ultimo luogo sicuro è stato quello di Montevergine, da dove poi il cardinale Carafa lo ha trasportato a Napoli. Se voi andate nella Cappella del Tesoro, c'è quel bassorilievo sotto l'altare, tutto d'argento, c'è tutto quell'alto rilievo e fa conoscere proprio la traslazione del sangue di San Gennaro da Montevergine a Napoli, con il cardinale Carafa sul cavallo che precede tutti quanti. Nel 1988, proprio di questi giorni, cioè durante l'ottavario della festa di San Gennaro, il cardinale Giordano, poiché il sangue noi lo tenevamo aperto,
fece fare delle indagini diagnostiche e sul sangue e sul corpo che è depositato qua sotto nella cripta, in un vaso sotto l'altare. Ci sono le ossa raccolte. Furono due professori principalmente a fare le indagini, un professore di Torino, dell'Università di Torino, e un professore dell'Università di Napoli. Il professore dell'Università di Torino era il professor Baima Bolloni, Luigi Baima Bolloni, il quale è anche un medico legale, quindi avvezzo a fare le indagini per conoscere le cose, ed è anche un esperto di sindonologia, cioè della sindone. L'altro professore è un professore di Napoli, che era allora il direttore della prima clinica medica dell'Università di Napoli, il professor Felice D'Onofrio, che adesso è anche un frate cappuccino. Si è fatto frate cappuccino a oltre 65 anni. Certamente non è stata aperta questa ampolla, nessuna delle due ampolle. Voi vedete che sono due le ampolle, una più grande e una più piccola. Come si è fatto a verificare se era sangue o non era sangue? Attraverso la spettrografia, cioè questo fascio di luce che passa attraverso il sangue, e attraverso questa spettrografia hanno verificato che era presente l'emoglobina. L'emoglobina è quella molecola che si trova presente nel sangue vivo, che passa attraverso il fegato, che viene depurato. Ora, il vero prodigio non è quello che si scioglie, il vero prodigio è quello che si solidifica, perché una volta solidificato l'emoglobina dovrebbe morire, disintegrarsi, diciamo. Questo invece avviene, si solidifica e poi nuovamente è presente l'emoglobina. Ora, si è visto, questo è sangue umano. Le ossa invece sono state tutte messe in ordine e si è visto che era un corpo appartenente a un giovane di 33-34 anni. San Gennaro, se voi vedete, è stato sempre raffigurato in modo giovanile. Nelle catacombe di San Gennaro a Capodimonte ci sono negli arcosoli alcune immagini che rappresentano San Gennaro come protettore di Napoli, perché dietro la sua immagine ci sono raffigurati il Monte Somma e il Monte Vesuvio. Quindi le catacombe, che sono anch'esse del IV secolo, già presentano San Gennaro come patrono di Napoli. Dunque le ossa appartenenti a un giovane 33-34 anni. Quindi, come vedete, tutto si rifà. Questo sangue non si scioglie perché io lo agito, non si scioglie perché siete tante persone voi presenti qua e quindi con la vostra, diciamo, volontà tutto, né tantomeno si scioglie per il calore, perché noi l'abbiamo trovato sciolto ultimamente il 19, ma altre volte sempre duro, specialmente a maggio. A maggio noi facciamo la processione per ricordare che cosa? Le traslazioni delle ossa del sangue di San Gennaro. Quindi questo sangue viene portato in processione da qui a Santa Chiara, tutti i sobbalzi che riceve, eppure rimane sempre duro. Quindi non è l'agitarlo, non è il muoverlo, non è altre cose. E poi a volte si scioglie interamente, come oggi, vedete? A volte ci sono soltanto alcuni grumi sciolti, a volte una metà, e poi a volte schiuma, si vede la schiuma come vermiglia, poi rossa rossa. Allora ecco, allora non c'è una spiegazione.
professore Baima Bollone che cosa ha fatto per poter capire qualcosa? Ha preso una ampollina grande come questa, dalle catacombe romane, quindi dell'epoca di questa ampollina, vi ha messo del sangue per vedere se avvenisse o meno un miracolo del genere, un prodigio del genere. Non è avvenuto. Quindi è un qualche cosa veramente inspiegabile. Però vedete, noi non dobbiamo credere perché il sangue di San Gennaro ci scioglie. Noi crediamo alla parola di Dio, perché Gesù è venuto a rivelarci chi è il Padre. È colui che ci vuole liberi, che ci vuole salvi, che ci vuole suoi figli e fratelli tra noi. E che ci ha amato intensamente tanto da morire per noi. E i martiri sono coloro che si sono associati a Cristo nel martirio per dare la vita per tutti quanti noi. Ecco allora, nuovamente diciamo la nostra lode a Dio perché il nostro patrono ci protegga, ci custodisca, ci faccia essere sempre più una comunità cristiana vera. Per essere una comunità cristiana vera bisogna che noi eliminiamo tra noi i litigi, le invidie, gli alterchi, le malevolenze, tutto ciò che non vorremmo fosse fatto a noi, non dovremmo fare agli altri. Quindi l'impegno nostro, venerando questo sangue del patrono di Napoli, San Gennaro, ci impegna anche a vivere con più forza la nostra fede. Allora come facciamo adesso per baciare la reliquia? Voi rimanete, io faccio il giro così, quelli che hanno già baciato poi si spostano per dare il posto agli altri. Recitiamo per l'ultima volta tre glorie al Padre in onore del San Gennaro. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Gennaro, prega per noi.